Ora andiamo ad aprire il nostro equipaggiamento e cerchiamo qualcosa che ci difenda un pochino di più dai danni fisici. Direi di metterci questa. 9, 3, 2. Basta che non sia poi eccessivamente pesante, ovviamente. Per ora dobbiamo rimanere nel carico medio. Non dobbiamo esagerare. 7 e 4. Direi questi. Siamo ancora medi. Io l'elmo non lo metto, però. Ma che bellino che è questo. Niente, non me lo metto l'elmo. Chi se ne frega. Bene. Quindi scusate se nelle ultime puntate, ora non so come le abbia divise Frixi o comunque in queste prossime puntate non sono proprio al top e sono influenzata. Ho un po' di mal di gola per cui faccio fatica a parlare e a pensare, mi bruciano anche gli occhi. Comunque, perdonatemi. Sono magari spumeggiante come al solito, ma recupereremo, giuro. Ora possiamo tornare su da questa parte. Jeffrey. Vabbè, non ci interessa. Qui. Sto male da quello, sennò si crea il panico. Così. Solito. Non c'è bisogno che andiamo a uccidere tutti. Va? Buttiamo qui sotto. No, 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 non così. Torno qui e vi mostro come fare effettivamente. Ok, da questo punto dovete scendere piano piano cercando di cadere sulla tettoia. In questo modo qui. Da qui potete tranquillamente scendere senza rischio di morire. Era quello. Non mi è uscito al primo colpo, è semplice in realtà, però vabbè, qui c'è una zampetta di gallina che ci fa comodo. E poi andiamo di qua. Andiamo fino a questo punto, togliamo le scale. E andiamo ad aprire quella porta che prima era chiusa. Scusa. So che te stavi a riposare. Eccola qui. La lampadina! Non si vede mai la cipollina. Aspetta che qui c'è un tizio. Via. Da esule. Sto facendo tutto il set. Che bello. E poi apriamo questa cassa qui. Coppa di tartaruga in salamoia. Dopodiché possiamo scendere. Continuiamo da questa parte. Prendiamo l'ascensore e torniamo su. Ma è bellino. Torniamo su per le scale. Andiamo da questa parte. No! Si ha voglia di collaborare, l'animaccia sua. Mamma mia, quando fanno ste robe. Saltiamo di qua. E scendiamo qui. Ci rifacciamo il piccione maledetto.
Andiamo da questa parte qui. Ah, stai buono, vai via. Perfetto. Poi continuiamo da questa parte. Ah, io ho fatto in tempo a pararmi, maledetto. E stavolta andiamo di qua a sinistra. Scendiamo. La lampadina. Sempre la lampadina. Di qua. Andiamo a prendere, non ricordo male, uno scudo. Esatto, gran scudo di legno. Stare da qui per il giro, in realtà abbassiamo così e evitiamo di fare del casino. Ok, e lì andiamo ad attivare la grazia. Facciamo questo. Qui attiviamo la grazia e ci riposiamo anche con la scusa. Vai. Quindi andiamo da questa parte, chiamiamo l'ascensore. In realtà potevamo chiamarla prima e poi riposarci. Siamo molto molto prima, fatemi vedere, è tutto a posto, direi di sì. E per prima cosa ci facciamo il giro sopra. Facciamo questo giro qui e andiamo a recuperare un po' di cosette interessanti. Ora per prima cosa Femmina terribile. È una roba veramente. Lui infatti si ingrippa. Aio. Però molto easy usando l'abilità della spada. A far fuori anche loro. Prendiamo un po' di rune. Prendiamo anche questo. E adesso corriamo e ci facciamo la palletta qui giù. Vai. Ottimo. Prendiamo cenere di guerra e chi di tempesta. Poi andiamo da questa parte e facciamo tutto il giro sopra. Andare a recuperare un pochino di roba. E saltiamo su questo cornicione. È tutto un cornicione il Elden Ring. E saltiamo qui. Andiamo di qua. Non mi pare ci sia nulla di interessante se non cose da rompere. È un attimo che cado io facendo sti salti, sappiatelo. Nel caso, se cado, vediamo nello stesso punto dal quale sono caduta. Chietto. Un paio di drop. E ci andiamo a prendere e continuiamo di qua. Qui c'è un bel po' di gente, sono molto semplici, però c'è un bel po' di gente. Entriamo prima nella stanza perché sennò questi dall'alto ce la sprantumano come poche cose al mondo. Vedete, ne sono tre qui e li facciamo fuori. Lui è già morto. Esattamente. Qua ce n'è un altro. Anche di qua. Qui abbiamo uno scudo. E possiamo andare avanti.
Qui c'è un messaggio del buon Roger. Ciò che cerchi deve essere vicino. Lo sappiamo. E andiamo di qua. Calmo, piano. E qui. Allora, dobbiamo saltare sul cornicione per prendere. Ok, è andata bene. Non sono volata da sotto. Fate attenzione perché, come avete visto, com'è, è un attimo. E quindi, insomma, state attenti. Potreste cadere malissimo. Abbiamo anche quella zona lì da fare. Ma prima ci apriamo questa porta qui. Eccoci. E siamo arrivati nella zona della grazia, quindi da dove siamo partiti e siamo riusciti ad aprire quella porta lì. Ora, se vogliamo, ci possiamo anche riposare, tanto adesso andiamo giù, quindi poco importa. Vediamo, non possiamo fare livello, ma invece sì, perché andiamo nell'inventario e andiamo a prenderci qualche runa tipo queste piccolette. Se ne mancavano 2000? Siamo 11. Dovremmo stare a posto? Quelle due? Secondo me riusciamo a fare un livelluccio tranquillamente. Ora, nuovo livello. Ok, vitalità a 35. Dopodiché portiamo la tempra a 25. Quindi, o magari iniziamo a portare su anche forza e destrezza. Adesso vediamo. Comunque, andiamo da questa parte. Io lo odio un po' qui perché è molto parkour. E io non sono tanto da parkour. Però, vabbè. Lì c'è un pipistrellozzo, quindi frecce di fuoco. Che one shottiamo, ce li leviamo di mezzo. Ne sono diversi adesso. Quelli, quelli appesi. Io direi. Fa così perché rompono un pochino le scatole effettivamente. Dovremmo essere a posto così, no? Non ce ne sono altri. Poi mia, piano pietra da forgiatura, poi saltiamo da questa parte e andiamo giù di qua. A breve incontreremo un boss che, vabbè, si ripete diverse volte. Ho un po' rottura di palluzze, ma diciamo che cambia solo elemento, ecco. Qui ci dovrebbe essere Mamma Topo. Eccola. Ciao, Mamma Topo. Ah, la palluzza c'era anche. La palluzza, prendi la palluzza. Non ti perdere. Perfetto. Richiamo del rancore. Dopodiché possiamo andare ad affrontare il boss. Ora, questo è particolarmente debole al fuoco, quindi andiamo a togliere i Karakuri. Andiamo a mettere il grasso incendiario e andiamo effettivamente ad utilizzarlo sulla nostra arma. Quindi ci spariamo. Fiaschetta, applichiamo il fuoco sulla nostra arma e andiamo ad affrontare questo boss che è un gran rompiscatole. Eccolo qua. Non dimenticate che mi usciva da sotto. Ah, maledetto! Dubbio, io mi curo perché sei molto cattivo. Via, via, via. Quando fa questo, magari schivate. Oh, abbiamo già fatto fuori in realtà. Mamma mia. Credo abbia meno HP dei boss normali che troveremo sempre sotto questa forma. Questo robo, boh, questo scroto brutto, flaccido, non lo so. Però comunque rimane un boss, nel senso che è parecchio cattivo.
E ha comunque il moveset di un boss che poi, boh, è un grande mob che si ripeterà diverse volte, però va bene lo stesso, insomma, quello è. Qui prendiamo la pustola del principe della morte e qui, se volete vedere, c'è Roger, impalato, che muore malissimo. Così, giusto per farvelo vedere. Ora possiamo aprire la mappa, ci possiamo teletrasportare di nuovo alla camera del montacarichi. Ora noi continuiamo ad andare da questa parte. Cerchiamo di aggrare il cane senza... Dai, non fare lo scemo, vieni qua. Ok. E se ci riusciamo, facciamo spaccare. Attenzione. Questo da lui ce la fa. Ma non credo che. Dai, Ciccio! Dovresti fare quella cosa qui. Molto gonfio. Va bene, basta. Facciamolo fuori in maniera facile e veloce. Se ne frega. Qui abbiamo il secondo dipinto, quindi lo andiamo ad esaminare, dipinto Profezia. Puoi direi di fare un po' di pulizia qui. Siamo fuori tutti. Anche un po' di drop, però scusa, quelli rimangono un po' rincoglioniti. Un altro laggiù. Oh, non sei uscito, Ciccio, non li ho visto. Ok. Anche lui, facciamo fuori pure lui. Dovrei prenderci tutti i droppini che ci sono. Perché no? Perché no? Ok, possiamo tornare su a raccogliere tutto. Una volta che abbiamo fatto questo, qui c'è un altro droppino. Da questa parte saliamo e andiamo a prendere un altro drop. C'è un altro cavaliere. Frecce che ci fanno parecchio comodo, poi lì ci torniamo. Adesso andiamo prima da Nefeli, poi torniamo anche a fare lì nella stanza. Non vi preoccupate se vedete delle cose che non faccio in questo momento, comunque le faremo. Ecco, c'è il piccione, quindi freccetta di fuoco. Arrivo un po' male a sto maledetto. Perfetto. Poi andiamo su di qua. Ok, Grazie.
Prendiamo anche questa pietra da forgiatura. Tonone lì. Vieni, vieni. Riesco a prenderlo. E qui c'è il rischio anche che mi faccio ammazzare. Bevi. Io odio sti piccioni. E che cos'è? Abbiamo questo. E qui dentro troviamo Nefeli. Ci parliamo. Tarnished, are you? I am Nefeli. I'm here by decree. How utter this graft is tainted them. If you intend, I ask you, call. The winds run foul. I'm certain foul. Apology. As fellow Tarn, down whatever. Apology. As fellow Tarn, down. Ok, whatever. Abbiamo esaurito i dialoghi e ora possiamo continuare. Prendiamo pietra qui. Questo. Ecco il gigantone, giusto, ci serve lui per spaccare la pietra per i bambini. Adesso lo aggriamo e ci facciamo inseguire. Cari, fuori loro. Segue solo lui. Ehi ciccio! Vieni! Vieni con noi, vieni! Ah, c'è bisogno che urli, ci devi inseguire, basta, su! E no! Via! Guardalo. Ok, dai, vieni. Ammazza che rutto. E te sei magnato. E qui. Dai, vieni a dare un pizzettone qui sopra. Guarda che maledetto. Sei un maledetto. Qui la devi dare la pizza. Ammaccia tua. Dai. Oh, a posto. Mo puoi morire. Le gambe. Benissimo. Yeah. Ok. Prendiamo le pietre da forgiatura, niente di che, Però perché lasciarle lì? Quindi, ora andiamo da questa parte. Io direi di farci un riposino. Cosa veloce. Ampolle. Vai. Ottimo. E richiamiamo l'ascensore, che come al solito ovviamente potevo chiamare prima. Teoria, se non hanno cambiato niente, noi chiamiamo, ci sediamo, ci alziamo, l'ascensore sta lì. Esatto. Quindi fate questo. Che è no, mi sono sbagliata. Dobbiamo andare prima giù. Vabbè. Quindi ho fatto respawnare tutti, sono un genio. Ok, voi non vi riposate. Vi riposate dopo al massimo. E ora ripicchieremo tutti, che dobbiamo fare? Sono scordata la porta. Sono rimbambita. Bambita. Ehi, Puffi. Dai. Ok.
era un backstab. Quello era un backstab. Oh, davvero? Va bene, ripicchiamoli. Che dobbiamo fare? Qui ce lo prendiamo. Vabbè, abbiamo farmato un po' di rune. Guardiamo il lato positivo, no? Dove sto andando? Devo andare di qua. Perché stavo andando di là? Topolini. Ma ti pare che il candelabro non mi pigli dopo? E io non lo so. Non lo so. Paduzza. Vai, metti la chiave. Prendiamo un po' di drop. Prendiamo questa chest qui. Poi apriamo questa. E direi sì, no. Altro chest, possiamo andare avanti. Siamo, no, direttamente da lì in realtà. Potremmo far fuori tutti. Facci vostra. Non ti ricordavo più avanti. Oh, oh. Vabbè. E Gianfilippo. Con questi altri. Piglialo però. Oh, ma quanti siete? Mi ricordavo tutti sti tizi. Ok. Qui ci torniamo dopo. Tocca che beviamo un'altra volta. Di sta fermo. Devi stare fermo. No. Ah, vero che c'erano sti maledetti. Conviene allora fare il giro da di qua. Li andiamo a beccare su. Yeah. Non eravate morti tutti? Scusi.
Ora andiamo su. Qui accendiamo la grazia, così dopo ci teletrasportiamo direttamente come prima. Qui abbiamo fatto respawnare tutti, quindi li facciamo fuori di nuovo. Ok, arrivati qui, andiamo su. Scusate, ho fatto tutto il giro, avrò velocizzato sicuramente il percorso. Ma così farmiamo un po' di rune e abbiamo anche la grazia sbloccata. Potevamo sbloccarla prima, non ci ho pensato, ma vabbè. Poco cambia, poco importa, potete direttamente salire se volete, non succede assolutamente nulla. Qui, ma attenzione, proprio questa, per dubbio. E ti do una frecciata, sennò questi sono in due. In questa zona ci siamo già stati. Perfetto, lui l'abbiamo fatto fuori. Qui siamo lui. Era un backstab, era chiaramente un backstab, ma proprio chiaramente. Dobbiamo recuperare un po' di stamina. Facci tua, dai, che non ci abbiamo HP, non rompe le palle. Mamma mia, che pesantezza, Dio santo. Ah, va, va, ci abbiamo 2 HP, poi se ci toccano siamo morti. Al massimo se ci rimango secca, tacci vostra, esatto. E ci sono loro. Torno direttamente qui, maledetti. Andiamo di no. Ok, sono tornata. Ora, in teoria... Esatto. Riuscito a prenderlo senza problemi, visto che ci siamo. Facciamo fuori pure questo. Non so perché prima si sia aggrato e con le bombazze ovviamente mi ha fatto fuori, ma vabbè. Dovremmo saltare di qua e far fuori lui. Ok. Mo sì che è andato tutto bene. E andiamo da questa parte. Cioè dovrebbe essere... No, abbiamo fatto fuori tutto. A posto. Solo che ora giù troviamo un po' di gente. Vabbè, poco importa. Saltare qui. No, dopo diventa troppo alto. Meglio che... Andiamo da sta parte. E arriviamo poi questo. Quella! Ok, loro rimangono lì in teoria. Allora, per prima cosa ci andiamo a sbloccare, stai buono. Non ci insegui fino a qui.
Sblocchiamo qui la grazia. Possiamo anche sedere, non ci importa, perché tanto dopo torniamo indietro con il teletrasporto. Quindi ci riposiamo. Possiamo fare il livello, perfetto. Facciamo un altro livello di tempra. Così mettiamo su un po' di stamina. E adesso facciamo fuori il leoncino. Quindi guardate che vado a levare questo da mezzo. Non mi dà fastidio. Io direi di andare ad evocare i nostri scheletruzzi e ci beviamo la nostra fiasca. Dopodiché possiamo affrontare lui. Uè! Come va? Si è spostato. Perfetto. Due botte e l'abbiamo fatto fuori. Prendiamo un bel po' di robina. Dopodiché direi che ci possiamo direttamente spostare. Per cui apriamo la mappa. Non è vero perché ci scassano. Che vedo è grato, regà. Vabbè, se spostiamo qui. Questi non prendevano vita, no? Vediamo che riescono a non romperci. Pepino. Sì, dovremmo riuscire senza problemi. E ci spostiamo qui nella cella isolata, quindi ci teletrasportiamo e direi che possiamo andare ad affrontare finalmente il buon Godric.